Ciao a tutti, eccoci in questa nuova puntata di Rock Politics. Siamo con il consigliere dell'opposizione, Marina Vittone. Ecco, abbiamo parlato ripetutamente delle misure prese dall'amministrazione in questa emergenza coronavirus Covid-19. Ecco, cosa ne pensa lei del comportamento del comune di Rivarolo, dell'amministrazione rivarolese, in questa emergenza, delle misure adottate, anche della comunicazione che ha adottato il sindaco Alberto Rostagno in questa emergenza? Ah, intanto saluto voi e saluto tutti i cittadini che sono collegati con questa trasmissione. Vi ringrazio per l'invito che comunque ci dà modo al nostro gruppo consiliare Rivarolo Sostenibile di esprimere le proprie opinioni, il proprio punto di vista. Sì, entro volentieri nel merito di questa situazione emergenziale, perché sicuramente è una situazione che ha avuto, sta avendo una portata storica sia dal punto di vista sociale che economico, con delle ricadute molto pesanti rispetto a tutte le famiglie italiane, e Rivarolo non fa eccezione. Abbiamo avuto tantissime difficoltà. Noi sin da subito come gruppo consiliare con la collega Sandra Ponchia che siede a fianco a me in consiglio comunale ci siamo messe a disposizione dell'amministrazione comunale, perché riteniamo che in queste situazioni non ci debbano essere divisioni dal punto di vista amministrativo per la gestione di un'emergenza, soprattutto di un'emergenza sanitaria, ma si debba fare un fronte comune, perché si parla di salute pubblica, di interesse pubblico, di pubblica utilità. Ritengo che l'amministrazione comunale abbia fatto ciò che era, diciamo, nelle possibilità dell'immediato, e che abbia lavorato soprattutto per garantire determinate situazioni di sicurezza, che abbia utilizzato appieno tutte le risorse anche relativamente al volontariato cittadino, alle associazioni cittadine, per andare a sopperire a delle situazioni emergenziali, sia per quanto riguarda le situazioni socio-economiche delle famiglie deboli, sia per quanto riguarda le famiglie che sono state colpite, che in qualche modo sono comunque state avvicinate dal comune. E diciamo che io in questo tempo ho collaborato con il sindaco, con l'amministrazione, ci siamo sentiti quasi quotidianamente, ho dato dei suggerimenti, avrei voluto forse un po' più di risorse economiche di parte comunale investite su questa emergenza, perché il comune ha impiegato tutte le risorse statali, quindi parliamo degli oltre 66.000 euro che sono arrivati dal governo centrale per i buoni spesa per le famiglie in difficoltà, e parliamo di una spesa di altri 24.000 euro circa, sempre provenienti dallo Stato centrale, che sono state spalmate per la sanificazione degli edifici pubblici, dei locali comunali. Quindi diciamo che l'amministrazione ha provveduto a distribuire bene le risorse. Io avrei voluto, ne avevo parlato anche col sindaco, una maggiore incisività dal punto di vista sanitario. Avrei voluto anche una sanificazione delle strade, c'è stata una discussione da questo punto di vista perché soprattutto sui prodotti utilizzati, che giustamente l'amministrazione si preoccupava di non utilizzare dei prodotti nocivi per l'ambiente. Noi avevamo anche fornito delle schede prodotti che potevano essere compatibili, e sicuramente ci sarebbe stata una spesa da affrontare, che forse sì, andava nel senso di rassicurare la cittadinanza, quindi aveva un impatto prima di tutto psicologico, però io ritengo giusto che in queste situazioni si agisca anche in questo modo, un po' come può fare il buon padre di famiglia. Sulle mascherine anche abbiamo avuto, sulla distribuzione delle mascherine abbiamo avuto una discussione con il sindaco, io benevola sicuramente, io avevo suggerito di provvedere con risorse comunali a distribuire le mascherine a tutte le famiglie rivarolesi. Mi è stato detto che non era possibile, che c'erano delle difficoltà logistiche, che la spesa era molto significativa. In realtà poi ora, con la risorsa delle mascherine gestite dalla Regione Piemonte, abbiamo le stesse difficoltà logistiche. Infatti, per la distribuzione che sta ancora avvenendo nei vari quartieri di Rivarolo, ancora oggi, ancora domani, verranno utilizzate le associazioni di Rivarolo, che erano quelle che io avevo suggerito di interpellare sin da subito.
A questo proposito, provenendo io dal mondo del volontariato locale, voglio veramente fare un plauso a queste associazioni, che siano la Protezione Civile di Rivarolo, la Caritas, la Proloco, gli Scout, Carabinieri in congedo, se lo meritano davvero. Io voglio dire ai cittadini, noi siamo per indole un popolo che molto spesso si lamenta e che trova sempre una critica in qualsiasi cosa, però davvero bisogna fare un plauso a questi volontari che comunque hanno sottratto tempo, le loro famiglie, i loro affetti, si sono anche messi a rischio biologico, perché andando in giro in questo tempo emergenziale in cui c'era il lockdown, loro invece si sono esposte ad un rischio biologico, l'hanno fatto gratuitamente, l'hanno fatto volontariamente. Quindi veramente facciamo un plauso anche ai vigili urbani, ai carabinieri, tutte le forze di polizia. Io credo che la città da questo punto di vista abbia reagito molto bene. Poi tutto si poteva fare di più e meglio, questo come sempre, però mi sembra giusto, diciamo, mantenere un livello di non eccessiva critica in questi, sarebbe immeritata, sì. Ma riguardo alla sanificazione, vogliamo dare una risposta concreta ai cittadini? Si poteva sanificare la città di Rivarolo in maniera efficace e sicura, sì o no? Sì, sicuramente, perché noi avevamo anche visto delle schede prodotto che avevamo anche fornito all'amministrazione comunale con dei prodotti non impattanti, non a base di ipoclorito di sodio, che era questo un po', diciamo, l'oggetto del contendere. Diciamo che la spesa sarebbe sicuramente stata di una certa entità, di alcune decine di migliaia di euro, probabilmente. Non avendo anche approvato il bilancio comunale, non era così semplice disporre delle risorse economiche, non lo era a febbraio come non lo è ancora adesso, perché in mancanza di uno strumento di programmazione economica, diciamo che è difficile gestire e controllare gli equilibri di bilancio, quindi probabilmente prudenzialmente l'amministrazione ha preferito non agire in questo senso. C'è stata una specie di negligenza dovuta appunto al bilancio bloccato? Ma no, non direi una negligenza da parte loro, è stata una scelta politica diversa. Loro hanno, diciamo, giustificato dicendo che comunque era il virus non si muove diciamo a terra, ma non è, diciamo, veicolato molto attraverso le superfici, ma più attraverso le persone. Questo io credo sia vero, adesso non sono assolutamente un medico, non sono un virologo, sì. Però sicuramente io accetto questo punto di vista, ecco. Sono state scelte diverse, ecco, altri comuni di medio grandi con delle dimensioni di Rivarolo hanno invece proceduto nella sanificazione, sono scelte strategiche diverse. Entrando nei meriti politici, lei cosa pensa di questo benedetto bilancio bloccato? Che conseguenze ha avuto sull'economia rivarolese, bilancio bloccato dovuto anche per fattori interni all'amministrazione, se non sbaglio? Ma allora, diciamo che l'emergenza coronavirus ha inciso moltissimo, perché ha bloccato di fatto l'attività degli uffici comunali, quindi sicuramente il dover lavorare da casa senza avere a disposizione diciamo nell'immediato gli archivi e tutti gli strumenti di lavoro ha creato sicuramente un ritardo. Il lockdown ha sicuramente rappresentato, diciamo, un momento veramente pesante e anche sfortunato dell'avvio di questa amministrazione comunale. Bisogna dare atto purtroppo che questa amministrazione comunale nella tornata precedente ha avuto un avvio abbastanza difficile, perché aveva delle situazioni debitorie legate alla situazione ASA, alla situazione Rivarolo Futura, hanno avviato in quel modo non facile la loro amministrazione. Adesso un avvio, un riavvio altrettanto difficile, questo va dato atto, però oltre il mese di febbraio, diciamo, quando poi tutta la macchina gestionale ha ripreso la sua attività, era possibile stringere i tempi, anche noi l'abbiamo sollecitato per approvare un bilancio. Attualmente il bilancio preventivo non è ancora stato portato in approvazione, non è stata ancora, diciamo, convocata la competente commissione comunale bilancio, dove anche le forze di minoranza sono rappresentate. Io ho sollecitato proprio la convocazione di questa commissione in consiglio comunale la scorsa settimana, giovedì,
perché noi vorremmo collaborare per diciamo individuare delle strategie per far sì che la nostra piccola economia locale possa riprendersi in fretta. Sicuramente il comparto del commercio, ma il comparto turistico, alberghiero, della ricettività sono molto in crisi. Bisogna individuare delle strategie per riuscire a andare incontro a queste categorie lavorative. Lei cosa propone a riguardo per diciamo queste? Ma ad esempio dovremmo verificare la fattibilità per ovviamente oltre agli sgravi già imposti dallo Stato, quindi sgravi rispetto all'occupazione del suolo pubblico, potremmo affiancare sgravi per esempio sulle tasse di pubblicità, sulla promozione delle varie attività, degli eventi, di ciò che si può fare per la promozione dell'immagine della città, ma soprattutto per esempio sgravi legati all'IMU, ribassamento delle aliquote, magari anche per far sì che i proprietari di locali commerciali che attualmente sono sfitti e sono sfitti perché il costo degli affitti è molto alto, i proprietari tengono i costi degli affitti molto alti perché dall'altra c'è un'aliquota IMU altrettanto alta, magari verificare quantomeno la fattibilità da questo punto di vista. E poi sicuramente rispetto tutta la tassazione comunale, bisogna fare una valutazione. In più il comune ha la possibilità di accedere a dei finanziamenti comunali e statali che in questo momento stanno andando a bando, ci sono dei tempi molto ristretti e bisogna assolutamente inserirsi in quelle finestre. Senza un bilancio approvato il comune non può inserirsi in queste finestre perché non può dire quali sono gli investimenti su cui punta, non può programmare opere pubbliche. Ad esempio io suggerisco di fare presto all'amministrazione comunale, c'è un bando in scadenza della legge 18 del 1984 che scade il 13 di giugno, è possibile per i comuni oltre i 1000 abitanti avere un contributo fino a un tetto massimo di 160.000 euro con un cofinanziamento da parte del comune del 20%, la regione 80%, fa parte del Riparti Piemonte, dove si può andare a investire sulla viabilità, sugli edifici comunali, sui servizi cimiteriali. Rivarolo ha bisogno di tutte queste cose. Abbiamo bisogno. Questo bando scade il 13 giugno, bisognerebbe avere già un bando approvato e avere anche una progettualità nel cassetto per avanzare una proposta. Io non lo so se il comune è in queste condizioni, spero di sì, me lo auguro. E lo stesso dicasi per quanto riguarda la legge di bilancio 2020, la legge 160, che ha disposto che per l'efficientamento energetico e la messa in sicurezza degli edifici comunali e delle varie strutture comunali ci siano dei fondi che sono diventati strutturali. Per i prossimi 5 anni Rivarolo avrà diritto ad avere 100.000 euro l'anno da investire per queste opere, però devono essere opere fuori dalle opere già programmate. Quindi la conclusione è: il comune deve avere un bilancio per dire quali sono le opere di investimento programmate nell'anno per poi poter dire quali sono quelle al di fuori della programmazione propria, che quindi va a sostenere con le proprie risorse economiche e accedere diciamo al fondo statale. C'è anche la ricontrattazione dei mutui, soprattutto quelli del MEF. Si possono diciamo ricontrattualizzare, però bisogna avere un bilancio per poter dire dove e quali mutui andare a ricontrattare. Il suo appello è che questo bilancio venga approvato il prima possibile. Il prima possibile, comunque c'è una scadenza temporale del 30 giugno, poi entro il 30 giugno il bilancio annuale, entro il 31 luglio il triennale, il pluriennale che va fino al 2021, quindi abbiamo una scadenza molto ravvicinata. Per esempio noi posso ancora dire che a dicembre abbiamo approvato un progetto importante di correzione della viabilità cittadina rispetto al nodo di via della Lumaca
per intenderci una messa in sicurezza in quella via dove purtroppo c'è stata una vittima lo scorso anno. Si è fatto molto in fretta per approvare quel progetto entro il 31-12-2019 per poter poi dare l'affidamento lavori nel 2020 e procedere. Non lo so se è già stato fatto o meno. Nei giorni scorsi si è svolto il Consiglio Comunale, uno dei più attesi in quanto si parlava di uno dei punti più importanti di questi ultimi anni, il piano regolatore. Ecco, lei ha votato contro il piano regolatore, giusto? Sì. Se ci può spiegare i motivi di questo voto, perché non l'ha convinta in maniera così importante l'assessore appunto di Emoz? Ma sì, diciamo che quello che si è consumato giovedì è l'atto definitivo di un processo che è durato 6 anni e al quale il mio gruppo consiliare come forza di opposizione ha partecipato. Quindi noi abbiamo visto lo sviluppo di tutto questo procedimento, abbiamo visto lo sviluppo del piano regolatore preliminare, del progetto preliminare al quale avevamo votato contro. Speravamo, ed era stato approvato a fine 2017, speravamo che in questi 3 anni, 2 anni e mezzo ulteriori, quelle che erano state le nostre osservazioni generali e di merito politico, perché naturalmente non entriamo nel merito tecnico dell'approvazione della procedura, ma nel merito politico, speravamo che le nostre osservazioni venissero prese in considerazione in maniera significativa e pregnante. Così non è stato e conseguentemente abbiamo confermato un voto contrario, che non è un giudizio di merito verso il lavoro dell'assessore o verso il lavoro dei tecnici comunali incaricati, giammai, ma è un giudizio di merito politico. A livello politico noi riteniamo che questo piano regolatore sia lo specchio di un disegno urbanistico e quindi di una visione politica della città da parte dell'attuale maggioranza, che non collima con quelle che sono le esigenze della città e dei cittadini e non collima neanche con la nostra visione di futuro. Sostanzialmente, se noi guardiamo un po' estraniandoci dalle dinamiche comunali, questo piano regolatore, a nostro avviso è uno strumento che può essere ricordato per due elementi principali. Quello che succederà nelle due porte della città, a nord e a sud, per intenderci all'imbocco di Corso Indipendenza, dove c'è già un grande polo commerciale della grande distribuzione, il gigante, l'Urban Center, e con l'attuale strumento urbanistico si prevede un ulteriore sviluppo principalmente commerciale di quell'area, cosa che noi non avremmo voluto, perché noi per quell'area avremmo voluto uno sviluppo più di produttivo leggero o di terziario avanzato, con magari qualche progettazione che potesse ospitare un co-working, ci aprisse delle nuove tecnologie di lavoro, nuove dinamiche, no? Dal punto di vista lavorativo, potesse portare qualcosa di vivo, di avveniristico a Rivarolo. E poi nella porta sud, per intenderci Corso Re Arduino Basso, quasi al confine con Feletto, ci sarà questo ulteriore polo attrattivo e di natura commerciale, la Mini Rivarolandia. Parliamo di una Mini Rivarolandia perché il progetto iniziale della Grande Rivarolandia era un polo commerciale con al fianco cinema, palestre e altre cose, che se da un lato era un progetto esagerato con un impatto, diciamo, di consumo di suolo esagerato, in quel momento comunque si è poi visto che era irrealizzabile e non aveva la progettualità non aveva una fattibilità economica alle spalle, dall'altro lato adesso si è ridotto, diciamo, la cubatura, perché siamo, mi pare, vado a memoria, sui 13.000 metri quadrati, però è del tutto commerciale, con come ritorno di utilità sulla città una sala polivalente che però effettivamente, messa al fondo della città in quella posizione, attrae verso l'uscita dalla città. La conseguenza, secondo la nostra analisi, è che i flussi all'interno di Rivarolo verranno attratti ai due poli esterni, il centro cittadino, che è già tanto in difficoltà dal punto di vista commerciale, è destinato a essere soffocato. Ecco, lei cosa farebbe per
diciamo, aiutare i piccoli commercianti che in questo momento sono forse una delle categorie più colpite da questo coronavirus? Dal punto di vista dell'aiuto che noi possiamo dare, dobbiamo prevedere delle strategie a livello, come ho detto, economico, quindi aiutando con degli sgravi la categoria commerciale e anche le famiglie, i privati, per quanto è possibile, perché naturalmente dobbiamo mantenere degli equilibri di bilancio, ma io penso che anche solo un piccolo ribasso delle aliquote potrebbe essere un segnale significativo, un aiuto concreto, quindi delle strategie economiche e poi delle strategie diciamo che vadano a toccare la vitalità del paese, quindi cercare veramente di mettere insieme le forze quindi commerciali con quelle dell'associazionismo, con il comune, fare sinergia per organizzare eventi nonostante ci siano ancora delle restrizioni, ma si può fare, per ricreare la vitalità. E poi soprattutto io credo che i nostri commercianti siano comunque, abbiano un livello di maturità importante e che veramente credo non si aspettino degli aiuti economici più di tanto. Io ho avuto modo di parlare con molti di loro e sanno che comunque le maglie di un bilancio comunale non sono così larghe, quindi loro non si aspettano dei contributi economici purtroppo, ma si aspettano che dall'amministrazione comunale che si renda la città bella e accogliente. Quindi ciò che io dicevo un anno fa e in cui in campagna elettorale, in altri tempi, ora siamo diciamo tutti molto più rilassati, ma io continuo a credere in quello che dicevo un anno fa e a maggior ragione ora. C'è bisogno di rendere questa città bella e pulita, mantenuta. Non può essere considerata questa attività il minimo sindacale, o meglio, è il minimo sindacale per un, diciamo, un soggetto politico fare questo, fare la manutenzione della città. Quindi in questo periodo abbiamo visto che siamo in grande difficoltà sul taglio erba, siamo in grande difficoltà di nuovo sulla raccolta rifiuti, doveva ripartire il capitolato d'appalto nuovo per la gestione dei rifiuti, perché è in scadenza l'altro appalto, è durato 8 anni. Deve essere rimodulato, ma noi non abbiamo notizie come opposizione da questo punto di vista. Attendevamo di essere chiamati, di partecipare, di essere coinvolti nel processo per dare delle idee. Noi è mancato un dialogo forse. Sta ancora mancando un dialogo. Noi invece ci crediamo, ci vogliamo mettere a disposizione, siamo a disposizione, abbiamo una buona conoscenza delle dinamiche cittadine, un buon radicamento sul territorio e possiamo metterlo a disposizione. Quindi veramente cerchiamo di ripulire Rivarolo, di renderla bella e di giocare anche molto sulla nostra immagine. Ho visto per esempio che il comune ha lanciato una piccola campagna promozionale che si intitola Scegli il suono di Rivarolo, no? È molto simpatica come idea, perché ci sono queste cuffie che poi però sono due ruote, dall'idea comunque di una Rivarolo che è in moto, che è dinamica, molto carina l'immagine, ben progettata. Però al di là di questi manifesti, al di là della comunicazione sulla pagina Facebook, poi come si è tradotta? Come faccio io a far arrivare persone da fuori a comprare in Rivarolo, a spendere in Rivarolo? Cioè, questo tipo di comunicazione deve essere continuativa, deve essere portata avanti sempre nel tempo. Serve un progetto, diciamo. Serve un progetto. Io ho suggerito anche, abbiamo avuto modo di parlarne anche con l'assessore Lara Schialvino, che poi ringrazio perché ha comunque accolto i miei suggerimenti. Io ho detto, in tempo di coronavirus, ogni giorno usciva un'ordinanza sindacale piuttosto che altre circolari che riguardavano il comportamento dei cittadini, ma erano tutti inseriti sotto la stessa titolazione: ordinanza, emergenza coronavirus. Anche in questo ci vuole una comunicazione facilitata, quindi bisogna mettere un sottotitolo per differenziare le ordinanze del sindaco, altrimenti sembra sempre la stessa ordinanza. È mancata la comunicazione, una comunicazione efficace, facilitata, bisogna lavorare su queste cose. Anche abbastanza giovanile, diciamo. E giovanile, dinamica, sì. Bisogna essere molto semplici per arrivare alle persone. Io vedo che ha portato dei documenti, se ci vuole illustrare qualcosa riguardo quello che ha portato. Ma io no, così diciamo che
Abbiamo avuto modo con la collega Sandra Ponchia, che fa parte del mio gruppo consigliare, che è nella Commissione Bilancio del Comune, abbiamo avuto modo di scambiarci un po' di informazioni e proprio relative a questi adempimenti, quindi al fatto di dover procedere immediatamente con la redazione del bilancio preventivo, su questi fondi regionali e statali a cui bisogna tentare di accedere e interpretando anche il pensiero della collega Sandra, abbiamo bisogno come comune di Rivarolo veramente di avere delle professionalità al fianco che possiamo anche trovare all'interno degli uffici comunali, ma io credo che ci sia spazio per valorizzare meglio i nostri capisettore, ad esempio, per essere formati e poter accedere ai bandi europei. Questa è una cosa a cui noi teniamo molto, non è possibile rimanere fuori dalla progettazione europea, era stato uno degli argomenti di discussione in campagna elettorale, ma io lo ripropongo, credo che sia necessario fare sinergia con gli altri comuni anche per portare avanti progettazione a lungo termine. Bisogna iniziare oggi perché una progettazione dura in media un paio di anni prima di essere portata, presentata all'Europa anche per il tramite della regione, quindi bisogna iniziare subito. Il virus ci ha un po' bloccati, ma ora è veramente il momento di darsi da fare. E per quanto riguarda ancora il piano regolatore, noi a parte quindi questo fatto di Rivarolandia, che noi pensiamo che se realizzato questo polo metterà in crisi il commercio di bottega, sì. il commercio locale, il commercio di vicinato. E poi devo dire questo strumento urbanistico ha previsto un incremento nel numero di abitanti fino a quasi 15.000 abitanti, cioè un incremento di 3.000 unità. Ora io dico ben venga, perché uno sviluppo in Rivarolo si deve sicuramente pensare, il piano regolatore è principalmente un piano di sviluppo. Il problema è che a fianco dell'incremento dei cittadini bisogna pensare a delle strategie per implementare i servizi, perché a noi mancano ancora degli edifici scolastici, dobbiamo completare ancora il polo della scuola primaria. Ricordo che c'è un'ala grezza che non è stata terminata e ricordo che siamo in carenza di aule, soprattutto ora la pioggia, soprattutto ora che ci saranno degli adempimenti da compiere rispetto ai nostri bambini per il distanziamento sociale, avremo bisogno di più spazi e noi questi spazi non abbiamo previsto l'opera per il completamento della primaria. Ci sono stati dei bandi, se non sbaglio, riguardo allo sviluppo. Ci sono stati, sì, questa pioggia ce l'ha proprio come. Sì, ci sono stati assolutamente nel frattempo dei canali di finanziamento, dei bandi europei che altri comuni hanno colto. Rivarolo non è riuscita a inserirsi, questo è un ulteriore motivo di rammarico. E nel contempo abbiamo anche esigenze a livello di impianti sportivi. Questo piano regolatore ha cancellato sulla carta il campo di Via Merlo, quindi abbiamo cancellato di fatto una piastra dedicata agli sport per farne un parcheggio. Io ritengo che politicamente sia un messaggio negativo che noi abbiamo contrastato. Anche se non discutiamo sul fatto che servano dei parcheggi di appoggio alla stazione ferroviaria e che vada implementato anche tutta la struttura della stazione, però non a discapito di attività che di nuovo sono a favore dei bambini e delle famiglie. Tra le altre cose, il campo di Via Merlo ha una posizione strategica, perché noi eravamo contrari? Perché è a pochissimi metri di distanza dalla scuola primaria e dalla scuola secondaria di primo grado. Noi vediamo i movimenti, i flussi di circolazione e vediamo che tantissimi bambini frequentano. È stato sbagliato cancellarlo senza avere dall'altra parte una progettualità già pronta per l'ampliamento del polisportivo. Non c'è. L'assessore ha detto: ma noi abbiamo previsto sulla carta l'ampliamento per intenderci nella zona verso
il fiume, insomma, in una zona che comunque ha dei vincoli che poi bisognerà, sì, senz'altro il piano regolatore ha diciamo visto tutte queste cose e sicuramente sono state progettate nella norma, sono state viste anche dagli enti superiori avallati. Tuttavia non c'è una progettualità, è stato detto faremo un business plan, faremo una progettualità, ma è un anno e non abbiamo ancora nulla in mano, quindi personalmente non l'avrei fatto senza poter proporre un'alternativa sulla carta. E questo è stato uno dei motivi che l'ha portato a votare contro? È stato uno dei motivi che hanno portato il nostro voto contrario, ma ce ne sono molti altri, per esempio la viabilità. La viabilità, se è vero che l'opera della circonvallazione era un'opera che si poteva portare avanti in maniera diciamo sovrastrutturata, quindi progettando con gli enti sovraordinati, quindi con la provincia, con la regione, e servivano fondi eccezionali, ma dall'altro lato non era detto che non si potessero trovare quei fondi, o meglio, non è stato mai dimostrato che era impossibile fare una progettualità di quel genere ed era impossibile trovare quei fondi. Io avrei tentato comunque, avrei mantenuto sulla carta quest'opera tentando di cercare di trovare le risorse. La scelta dell'amministrazione attuale è stata diversa, è stata quella di trovare una viabilità alternativa. Noi abbiamo spiegato bene, è una viabilità declassata perché sposta i flussi di traffico dall'asse centrale Corso Indipendenza, Corso Torino, via Favria, li sposta nelle quattro porte urbane verso le frazioni e si appoggia alla realizzazione per opera dei privati. Mi spiego, per realizzare quei piccoli bypass alle quattro porte della città bisogna che i privati, in accordo col comune, realizzino dei PEC e a scomputo degli oneri di urbanizzazione costruiscono queste manichette in nome e per conto del comune. Per farla molto breve, parlare in modo molto semplice perché voglio essere diretta, per fare questo ci deve essere la garanzia che il privato riesca a costruire, riesca a vendere e porti in porto il suo progetto privato. C'è la difficoltà nell'implementazione del... Certamente, e poi comunque serve comunque una parte di risorse proprie per completare certi tratti che non sono limitrofi ai PEC, cioè ai piani di edilizia convenzionata proposti dai privati, cioè le cosiddette manichette viarie, per proseguire e completarsi devono passare su dei tratti che devono essere comunque interamente realizzati dal comune, quindi anche lì bisognerà trovare una risorsa economica. La differenza è che noi non condividiamo, diciamo, non riteniamo quella strategia risolutiva e oltretutto sposta il traffico nel verde delle frazioni, dove comunque forse non è opportuno, visto che abbiamo un patrimonio rurale, una campagna molto bella, fare questa operazione. C'è poi la grande operazione collegata alla maxi area che verrà edificata nella zona limitrofa alla ferrovia, di fianco al borgo della Ferrera, nuovo per intenderci, delle villette a schiera. È un'area a nostro avviso sovradimensionata, è stata oggetto di una nostra osservazione mandata anche in regione, che la regione ha accolto. La regione ha comunque posto un monito al comune dicendo attenzione che stai andando a predisporre un'area enorme, sovradimensionata, ma hai ancora tante altre piccole aree a macchia di leopardo sul territorio già previste in piano regolatore 10 anni fa, 15 anni fa, non le hai mai edificate. Quindi, come dire, è come se la regione avesse detto se aggiungi da una parte togli almeno dall'altra, cerca di essere coerente. Invece qui si è mantenuto entrambe le cose, quindi alla fine dei conti c'è, come dire, un'incoerenza di fondo che noi abbiamo evidenziato. Però l'amministrazione ha comunque evidenziato alla regione che quell'area era strategica, costruire quell'area era strategico per incassare oneri di urbanizzazione e attrarre fondi nella cassa, altrimenti, come dire, cadeva l'intero disegno. È una valutazione che è proprio verbalizzata, l'abbiamo visto, e la regione allora ha dato un preventivo avallo dicendo però
nella delibera finale del piano regolatore devi scrivere nero su bianco che ti impegni a non allargare il fronte edificatorio dell'area per i prossimi anni a venire. Come dire, un limite ce lo sì. dobbiamo dare alla fine. Prima di concludere, volevo chiederle se può dare dei consigli, se vuole dare dei consigli all'amministrazione, al sindaco, in questa fase di ricostruzione di Rivarolo dopo l'emergenza coronavirus. Ma io posso dire al sindaco quello che gli ho già detto in molte occasioni, sia nei colloqui informali, sia anche nelle competenti sedi comunali, nel consiglio, nelle commissioni. Il nostro gruppo consigliare è ad disposizione. Il nostro gruppo consigliare ha delle persone con capacità, con esperienza, con radicamento all'interno che possono portare valore aggiunto a nostro avviso, quindi noi ci mettiamo a disposizione, vogliamo essere una forza di minoranza che fa vigilanza, che dà dei consigli, dà degli indirizzi. Non è nostra intenzione, perché non lo riteniamo costruttivo, sfondare su argomenti che possono toccare poteri giudiziari. Non ci interessa entrare in queste vicende. Io personalmente credo che Rivarolo abbia bisogno di un periodo di pacificazione. Davvero, pacificazione. Dobbiamo avere pace in questo paese, pace nei rapporti, gentilezza nei modi di porci, per essere costruttivi e riuscire a lavorare insieme per la città. Diversamente posso dire che fare minoranza in modo diverso è certo, si può fare tutto, perché dipende da come uno interpreta il proprio ruolo. Per chi come me, come i miei colleghi che sostengono il mio gruppo consigliare, ha voglia di lavorare per la città, conosce la città, si è messa a disposizione sempre, quello che prevale è la voglia di fare bene, dare un proprio contributo, essere al servizio. Questo è lo spirito che ci ha sempre mossi. Lo racconta un po' la mia storia personale, per chi mi conosce, ma lo raccontano le nostre azioni, e quindi è questo il nostro modo di agire. Siamo a disposizione, vogliamo bene a Rivarolo e di conseguenza siamo qui. Se Rivarolo chiama, Rivarolo Sostenibile risponde. Prima di ringraziarla vorrei fare un appello agli amministratori comunali che vogliono commentare magari le vicende degli ultimi mesi, di contattarci e noi saremo disponibili per qualsiasi intervista, per qualsiasi intervento. Intanto la ringrazio con tutto il cuore per avermi dedicato questa intervista. Grazie a voi e complimenti a te e a tutta la redazione. Grazie.